È con grande emozione e anche felicità che presentiamo questa mostra di mio padre Pio Manzù nell'anno delle celebrazioni dell'80° anniversario della nascita e dal 50° della scomparsa. Una mostra che analizza nella fattispecie la parte dell'automobile, quindi dell'automotive, tutti i progetti che lui ha realizzato per Fiat, in particolare per Piaggio, legati al suo periodo di studio a Ulm e il suo periodo di lavoro in Fiat. Questa mostra appunto vuole rendere omaggio a questo personaggio che ha fatto la storia del design, del car design, e che speriamo con questa iniziativa possa essere conosciuto dalla maggior parte degli affezionati del design. I suoi progetti sono esemplari, addirittura oserei dire paradigmatici. Era un personaggio molto, molto, molto brillante, un po' matto, ma nel senso migliore. Era un uomo del fare, certamente. Sprezzava scintille. Pio Manzù è stato uno dei primi giovani allievi della scuola di Ulm, la Hochschule für Gestaltung, dove la metodologia, le tecniche di rappresentazione e una forte impostazione teorica indirizzavano i giovani studenti nei temi del design. Lui è l'unico che ha fatto una scuola, che è stato preparato per diventare un esperto di architettura industrializzabile. Io era proprio, sapete, un mio compagno di scuola, no? Ed era un personaggio abbastanza insolito rispetto al contesto di Ulm. Aveva questa mania straordinaria per le automobili, no? E aveva una Porsche, lui aveva la Porsche. Il design italiano non si è mai distinto solo ed esclusivamente per la forma degli oggetti, quanto per la capacità di costruire delle narrazioni comprensibili, degli elementi di sorpresa, degli elementi che coinvolgessero il pubblico. Il miglior design è quello che funziona bene, funziona meglio e soprattutto che influenza in maniera onesta e in questo caso epocale un futuro che sappiamo non è mai terminato. Io credo che davvero il design italiano abbia davvero fatto questo, o cercato di far questo, cioè rendere meglio la vita quotidiana delle persone. Questa è una grande responsabilità che Manzù ha certamente messo in fila con metodo. Suo approccio era proprio quello che mirava a rappresentare l'oggetto in una condizione d'uso. Guardava subito all'utilizzatore. Lui ha sempre fatto cose che sono poi venute fuori, pur cambiando la sua architettura, ma con un indirizzo di utilizzo di questo servizio. Deve servire all'uomo ergonomicamente, nel contesto di misure, utili. L'automobile negli anni 70 inizia ad acquisire una funzione che non è più soltanto quella utilitaria di un mezzo di motorizzazione, uno strumento di motorizzazione di massa, ma anche probabilmente nell'automobile si proiettano valori più edonistici, più
personali. L'automobile era il mezzo, l'oggetto, qualcosa che tutti desideravano, ma le case erano in grande competizione, quindi cercavano sempre delle possibilità di trovare degli spunti, quindi guardavamo, cercavamo di fare qualcosa di diverso, ma con un gusto che era anche derivato da una povertà di elementi. Noi eravamo nel dopoguerra e quindi dovevamo utilizzare cose povere, quindi questo tipo di necessità ha creato questo stile italiano che è dovuto alla semplicità nella ricerca di prodotti di grande funzionalità. Si veniva sicuramente da un'epoca in cui le vetture cambiavano stile, cambiavano pelle, non cambiando sufficientemente di architettura, intendo come telaistica, come posizione del motore, come innovazione su ogni componente della meccanica e della parte strutturale. Pio nell'approcciare le auto approcciava, a mio avviso, il tema della mobilità prima che l'oggetto fine a se stesso. E quindi secondo me questo è sicuramente un suo punto di forza. Con la sua sete di approcciare l'automobile, Pio Manzù conosce, diciamo, una linea guida che è in anticipo su tutte le altre, quella di un advanced design. Esordisce insieme a due colleghi, Michael Conrad e Dan Werner, con i quali condivide una proposta molto interessante, nella quale già si vedono gli elementi propri del modo di progettare di Manzù, che erano un segno molto nitido, mai elementi in eccesso, una forma bilanciata nelle proporzioni, e quella che era la carrozzeria di una vettura coupé diventa occasione per sperimentare, anche introdurre degli elementi dal punto di vista del linguaggio nuovi. Non è solo l'innovazione della forma, ma è l'innovazione dei dispositivi. Sollecita un'esperienza diversa nel relazionarsi all'oggetto automobile. C'è una sua frase che trovo significativa, nella quale lui descrive l'auto, rivendica la necessità che l'auto diventi un oggetto come tutti gli altri. E quindi pensato in una relazione profonda con il mercato e col fruitore, non un esercizio di stile. E questo è veramente un'intuizione straordinaria. Sicuramente tra le ricerche di Pio Manzù più interessanti, il progetto Autonova propose di realizzare una vettura sportiva dalle forme assolutamente inedite per quel tempo, una silhouette cuneiforme, dove risaltano questi fanali sporgenti, quindi un'automobile sportiva per tutti. L'esperienza del City Taxi è uno degli esempi di traduzione del messaggio di Manzù in forma prototipale già rivolta alla produzione. E fa dimenticare veramente dove sia il motore, e questo è un lavoro che Pio Manzù svolse con grande maestria, amplificando tutto quello che era rivolto all'usabilità e quindi le operazioni di ingresso-uscita, una posizione tutt'altro che sacrificata per il conducente, e quindi un'ergonomia dell'abitacolo, del rapporto empatico tra passeggeri e chi guida il mezzo, e un'estetica sicuramente bilanciata. Questo esercizio fa pensare a un modo di rendere fruibile e soprattutto accettabile anche un esercizio così estremo, di trovare la massima efficienza del taxi su una meccanica così compatta come era appunto quella della 850 berlina. Tra i progetti di Pio Manzù confluiti nella realizzazione di prototipi figurano sicuramente la Autobianchi 111 e l'Autobianchi Coupé, due lavori nei quali Pio Manzù sperimenta l'applicazione dei nuovi materiali compositi. L'automobile sicuramente in un mix tra l'estetica dell'Autobianchi Coupé e della 112 parla di un linguaggio di innovazione, di assenza di disturbi nel metterlo a punto.
La 127 è stata una delle auto più vendute in Europa in assoluto nella storia dell'industria italiana e anche dell'automobile. Con la 127 avviene una vera rivoluzione, le superfici diventano assolutamente tese, il tema della vettura è tutto avanti, nel senso come strategia di posizionamento del motore. Un abitacolo che consentisse uno spazio adeguato per 5 persone, un vano bagagli altrettanto capiente e soprattutto l'innovazione offerta dalla trazione anteriore che liberava sostanzialmente dal punto di vista dell'architettura lo spazio fruibile per l'abitacolo. Quindi è cambiato completamente il paradigma di mobilità. Una macchina moderna, accessibile ai giovani, con un comfort spaziale di altra natura, che permetteva una relazione col territorio completamente differente dal modello precedente, quindi uno spartiacque tipologico, ma soprattutto di relazione. La 127 oggi è ancora la capostipite, è ancora qualcosa che si tende a collocare nelle cose che non sono mai passate. Purtroppo Manzù non vide la vettura finale, il modello finale, perché come sappiamo scomparve tragicamente proprio mentre si stava recando a Torino per portare gli ultimi elaborati di questo progetto. Credo che uno degli elementi che distinguono la figura e l'opera di Pio Manzù a più di 50 anni di distanza è proprio questa sua attenzione, questa sua capacità nel confrontarsi con temi di progetto molto diversi tra loro. Dall'automobile all'oggetto d'uso quotidiano, l'innovazione nei materiali, nelle tecnologie e l'innovazione ancora nelle modalità di fruizione dell'oggetto. Manzù è sempre stato collegato in maniera concreta all'oggi, con un occhio al domani e al dopodomani. Questa capacità di guardare con un cannocchiale continuamente a mettere a fuoco tra oggi, domani e dopodomani, l'ho trovato veramente una caratteristica straordinaria di Manzù. Ha fatto cose che oggi sono visibili nello sviluppo del prodotto automobilistico, che fanno parte di quella visione lì. Tra gli studi realizzati per Fiat c'è un disegno in particolare in cui Manzù prefigura un figurino per un veicolo da lavoro alimentato da un propulsore elettrico e batteria a combustibile, che credo sia un tema di grande interesse ancora oggi. Una delle rappresentazioni del modo di descrivere il design di Pio Manzù è questo asciugare il concetto, arrivare a un'essenza del progetto. È la sua figura complessiva che è fondamentale. Se lui ci fosse stato, noi tutti avremmo avuto una vita diversa almeno, certamente diversa. Non so se migliore, ma certamente, certamente radicalmente diversa.